Noi facciamo parte delle USCA, che sono appunto queste unità speciali di continuità assistenziale che si occupano di monitorare e seguire pazienti ad Arezzo Covid positivi, per cui noi fondamentalmente facciamo un'attività di monitoraggio e nel caso, diciamo, in cui sia necessario, andiamo a fare delle visite, ovviamente con i dispositivi, le protezioni necessarie. Sono loro i medici, gli infermieri che stanno combattendo in prima linea contro il Covid-19 per la salute di tutti noi. Marina è un medico, lavora nel servizio di continuità assistenziale e nelle USCA. Da circa un mese non torna al proprio domicilio perché abita con i genitori e vuole evitare di contagiarli. È una sensazione, per quanto la situazione assurda, però bella il fatto di stare vicino comunque a tante persone che si trovano in una situazione così faticosa. E, personalmente è un periodo un po' strano, un po' come per tutti, anche il fatto comunque di vivere in isolamento non è sempre facile, però insomma anche stare insieme ad altri colleghi che vivono in hotel come me è anche diciamo bello il fatto di poter fare magari una parola la sera, quindi si prende un pochino il buono che c'è in questa, sì, in questa Quando l'hai fatta la situazione. scelta di... Pensare che dal 4 di maggio c'è chi pensa che è un po' tana libera tutti, cosa si fa, come commenti? Sì, diciamo che è proprio adesso secondo me che dobbiamo veramente mantenere la guardia alta, perché nel momento in cui sono allentate certe misure è proprio lì che secondo me dovrebbe emergere un pochino il senso civico, il senso di responsabilità, per cui sì, prendiamoci magari qualche libertà in più, però senza esagerare, perché è proprio questo momento in cui chiaramente c'è un allentamento che c'è il rischio poi di un nuovo picco e di altri contagi, che purtroppo un pochino temo saranno messi in conto, però bisogna vedere l'entità di questo nuovo picco, quindi dipende da noi anche.